Marco Lombardo, che ringrazio, a cui naturalmente do il benvenuto e il buongiorno. Eccoci buongiorno, qua Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a te. Ecco, dati Istat, insomma, che ci preoccupano proprio in vista non solo dell'anno che verrà, ma proprio per il futuro. Io partirei per fare un'analisi della situazione proprio dagli stipendi. Lo abbiamo detto, ecco, una busta paga più leggera del 10% negli ultimi 13 anni per gli italiani. È stato preso in considerazione un lasso di tempo che va dal 2007 fino al 2020. Abbiamo detto non solo in Europa, ma addirittura tra i paesi del G20, quindi i paesi più industrializzati, non c'è nessuno che fa peggio dell'Italia, perché sì, ci sono state delle contrazioni, ad esempio anche nel Regno Unito, nel Giappone, però si parla, ecco, di 2-3% e comunque sulla base di stipendi che sono ben più solidi e sostenuti dei nostri. E quindi Marco, ti chiedo, ma non si può parlare solamente di effetto inflazione? Qua c'è un problema strutturale molto più grave che dobbiamo analizzare. Beh, c'è un problema strutturale di cui si parla da anni e di cui per molti argomenti tutti i governi che si sono succeduti hanno parlato, però non hanno poi alla fine fatto niente di rilevante per riuscire a risolverlo, no? C'è un problema sicuramente strutturale, un problema che è italiano, ma non è solo italiano, perché evidentemente è chiaro che, essendo noi un paese, diciamo, economicamente in difficoltà, la politica economica che ci è stata imposta per anni, prima del Covid, poi insomma le cose sono un po' cambiate, ma adesso alle viste è una nuova, c'è una nuova stretta, insomma le politiche economiche che ci sono state imposte dall'Europa evidentemente non hanno funzionato, cioè non ha anche l'Europa che chiede una strategia di grande rigore, evidentemente da una parte può aver ragione, ma dall'altra davanti a questi numeri deve anche ammettere che non è possibile continuare in questo modo, cioè non è possibile che uno stipendio in Italia abbia perso tale valore. E secondo me, noi sappiamo che quando si fanno le statistiche, come dire, no? si fanno delle medie, poi comunque, ma io sono convinto, perché poi le prove si fanno sul campo, che questo 10% sia quasi una percentuale, diciamo, ottimistica, nel senso che secondo me dal 2007 a oggi gli stipendi hanno perso anche di più di valore, no? Poi ci sono dei parametri che a volte sono più, come dire, soggettivi che oggettivi. E quindi che fare? Questa è la domanda che ci facciamo oggi, ma se non l'abbiamo risolta, non l'hanno risolta i governi passati, speriamo, ma dalle prime, diciamo, dalle prime mosse fatte mi sembra che anche il governo attuale sia molto timido in questo senso, ovviamente. Infatti, sì, è, Marco, anche una io, situazione complicata. Chiaro, cioè, ecco, volevo arrivare proprio qui, perché naturalmente il problema, ecco, degli stipendi, l'aumento, insomma, della busta paga dei lavoratori italiani doveva essere al centro poi della manovra di bilancio. Non l'è stata naturalmente per ragioni di forza maggiore. Sappiamo che 2/3, insomma, della spesa devono essere così utilizzati proprio per andare incontro all'emergenza energetica. Si è parlato tanto, insomma, del taglio del cuneo fiscale. Ricordiamo che quale percentuale Istat è in leggera discesa, ma comunque ancora superiore al 45%, una percentuale davvero inaccettabile. Ecco, l'incidenza di imposte e contributi sul costo del lavoro è elevatissima. E quindi, ecco, ti chiedo che cosa fare, perché non si può sicuramente andare avanti così si pensa, insomma, che l'Italia debba avere ancora un ruolo di primo piano dal punto di vista politico all'interno dell'Europa. Allora, la premessa innanzitutto è che abbiamo parlato di timidezza dell'attuale governo, ma sappiamo anche che, diciamo, per la prima volta dopo decenni si è andati a votare in ottobre, insomma si è andato a votare in autunno, e quindi preparare una manovra in così poco tempo è veramente quasi impossibile. Insomma, se si arriverà, come sembra, a votarla entro il 31 di dicembre, purtroppo si è dovuto fare quel che si è dovuto fare, anche perché è mancata anche il tempo della dialettica, no? Il tempo di magari di trovare anche qualche soluzione che non solo andasse bene alla maggioranza, ma che magari fosse proposta anche dall'opposizione, perché non è detto che qualche buona idea non possa essere proposta anche dalle opposizioni. E quindi diciamo che da questo punto di vista il vero punto di svolta dovrebbe essere la finanziaria dell'anno prossimo, no? Quando
il governo, dopo un anno di lavoro, avrà la possibilità di presentare quello che pensa per risolvere questo problema. E lì il problema fondamentale è che ci vorrebbe probabilmente un cambio di passo, uno stravolgimento, bisognerebbe far saltare il tavolo di cose che ormai si trascinano da anni e non si riescono a risolvere. E come è facile dirlo a parole, è difficile Chiaro. farlo. Ovviamente ci vorrebbe una diversa politica sul lavoro. Bisognerebbe avere, e ne parleremo appunto oggi, una diversa politica sulla famiglia. E dare la possibilità a chi, alle aziende che assumono, secondo me non solo giovani, perché è vero che è giusto incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, però io, non come dire, un po' per età, ma un po' perché è un problema sociale importante, bisognerebbe anche insistere e trovare una soluzione per l'assunzione di persone che hanno già un'età, un'esperienza e che magari si trovano senza lavoro. Perché se un'azienda deve assumere e pagare 100 una persona per poi spenderne 260-280 per dare i soldi allo Stato, evidentemente non lo può fare. Chiaro, non è assolutamente più sostenibile. E ecco, hai parlato di mondo del lavoro. Beh, anche qui insomma si apre proprio uno scenario molto importante da analizzare. C'è ovviamente tutta la polemica ancora legata al reddito di cittadinanza, proprio per capire se c'è poi il tessuto economico che consente, ecco, di superare queste iniziative di assistenzialismo che invece insomma in questo momento sembrano necessarie per venire incontro alle esigenze della popolazione. Ma al di là di questo, ecco, al di là della polemica che riguarda il reddito di cittadinanza, proprio analizzando, ecco, il mondo del lavoro in Italia, lo abbiamo detto, gli stipendi, anche la disponibilità dei posti e soprattutto il divario, ecco, di ricchezza, c'è il pericolo che l'Italia diventi un po' a lungo termine come il Brasile, ecco, faccio questo esempio, cioè il divario tra la popolazione ricca, ovviamente con i privilegiati, e invece la popolazione povera in difficoltà diventi sempre maggiore. Beh, mi sembra che questo sia un trend già in atto, in realtà, no? Non è vero che in Italia non esista, diciamo, la ricchezza lavorativa, nel senso la possibilità di trovare posti di lavoro, perché effettivamente ce ne sono, no? Ma sono le aziende molto spesso che ricorrono magari anche a formule, diciamo, temporanee o magari un po' borderline per non assumere le persone o per assumerle magari per determinati periodi di tempo. È chiaro che la situazione in questo momento avvantaggia le persone che hanno, diciamo, più disponibilità, in fronte a persone che continuano a veder perso, il loro stipendio, quindi il loro potere d'acquisto e cominciano ad avere sempre più difficoltà. Ovviamente la situazione contingente è quella poi soprattutto degli aumenti dei costi dell'energia, delle bollette, che tra l'altro non sono ancora iniziate perché molte persone, per esempio me compreso, hanno dei contratti magari stipulati negli ultimi 2 anni con delle tariffe fissate e non hanno ancora visto aumentare spaventosamente la propria bolletta, ma la vedranno nel corso del 2023. E quindi è chiaro che questa è una situazione a cui mettere mano. Ne parlavamo prima anche un po' fuori onda. In questo periodo si parla tanto di cose, che fanno notizia, fanno discutere il POS, la 18 app, tutte cose per carità, argomenti anche importanti, ma la verità è che non si parla di quello che è il problema fondamentale di questo momento, il potere d'acquisto, come fare a far trovare lavoro, come a fare in modo che gli stipendi siano adeguati al tenore di vita e come fare sì che le famiglie facciano magari anche un po' più figli, abbiano più vita, la possibilità di investire nelle proprie famiglie per far crescere questo paese. Questo è un discorso che viene annegato in tanti piccoli rivoli di cui si può anche, potrebbe anche fare a meno. Certo, ecco, beh, l'hai accennato tu, insomma, c'è questo legame naturalmente indissolubile tra il potere d'acquisto, la capacità naturalmente di sostenere, insomma, il nucleo familiare e la possibilità anche di crearne di nuovi, perché il punto è questo.
questo, ritorno appunto ai dati Istat che ci danno una fotografia fortemente negativa per quanto riguarda l'incremento demografico nel 2022. Addirittura, ecco, nei primi 9 mesi dell'anno ci sono stati 6.000 nati in meno rispetto al 2021, che già non era passato alla storia, ecco, per essere stato uno degli anni più prolifici, naturalmente anche a causa della crisi pandemica. Ti chiedo innanzitutto, ecco, se secondo te è uno scenario, un quadro irreversibile questo? No, non penso sia un quadro irreversibile, ma se non si fa nulla lo diventerà, no? Sentivo appunto di parlare di, da quanti anni noi sentiamo parlare di quoziente familiare per pagare le tasse? Credo da 20, non lo so, almeno, non lo so, insomma. È stato fatto? No. Politiche per le famiglie, qualunque sia, non voglio entrare in discussioni che non ci riguardano, qualunque siano le famiglie, nel senso non entriamo nella questione sulle famiglie tradizionali o meno, ma le famiglie hanno diritto come dire, ad avere una giustizia sociale ed economica, perché cioè io uno stipendio, faccio un esempio, uno stipendio molto banale, anche però è talmente banale che non se ne sente mai parlare, uno stipendio di 2.000 euro netti al mese, se una persona vive da sola e una persona invece ha una famiglia composta da quattro, classica, composta da quattro persone, evidentemente cambia, cioè il potere d'acquisto è diverso. Certo. Allora, chi è da solo dice perché devo, magari in due dice perché devo fare dei figli che poi mi costano e non posso più mantenere il mio tenore di vita. Cioè, questo è il ragionamento che andrebbe fatto. E poi su tutte le cose è chiaro che poi no, ogni cosa che si tocca è sbagliata. Adesso sentivo appunto la politica, oggi ho letto un articolo che metteva in paragone la finanziaria, diciamo, molto socialista della Spagna contro quella italiana, e diceva che lì qui si sono inventati i voucher, mentre lì i contratti, diciamo, quelli un po' meno tradizionali sono praticamente vietati, e però l'economia va avanti. Può anche essere, però io vorrei anche dire alle persone che si lamentano, per esempio, dell'introduzione di nuovo dei voucher, perché dicono che è una possibilità di evasione dalle tasse, e che se banalmente tutti i cittadini, anche quelli che si lamentano, li utilizzano nella maniera giusta, non evade le tasse nessuno, così come il reddito di cittadinanza. Insomma, magari facciamoci ogni tanto un esame di coscienza. Chiaro. Ecco, tra i dati, insomma, che emergono, ce n'è uno poi particolarmente significativo su cui dobbiamo ragionare, perché ancora, diciamo, tengono botta le coppie straniere per quanto riguarda i figli, naturalmente con gli immigrati che fanno, ecco, più figli di noi. Invece le coppie italiane qui registrano veramente una contrazione, perché ecco, 314.000 nuovi nati nel 2021 dalle coppie italiane, quasi 166.000 in meno rispetto al 2008, e addirittura, ecco, le previsioni dicono che se il trend dovesse mantenersi così costante, entro il 2050 la popolazione italiana potrebbe ridursi addirittura di 6-7 milioni, ovviamente facendo esplodere completamente il sistema pensionistico. Noi, ecco, abbiamo preparato, insomma, una strappa anche un po' provocatoria, addirittura interrogandoci: l'Italia è destinata a diventare un paese colonia a questo punto? E i dati un po' dicono questo, nel senso che le persone italiane nate in Italia fanno meno figli di chi viene venuto magari da fuori e che ha un, come dire, un tenore di vita magari più basso, ma riesce a gestirlo anche alle politiche di assistenza, no, che dà la possibilità comunque di avere meno, un tenore di vita più basso, meno problemi e meno pensieri nel fare figli. Questo è quanto no, come dire, può risultare. Insomma, la possibilità di invertire la rotta c'è da qui al 2050. Bisogna, ribadisco farlo in un paese perfetto che funziona, la politica sociale, con una politica sociale che funziona, fare figli dovrebbe essere la cosa normale, ecco. E probabilmente mi spingo a dire che in un paese perfetto probabilmente anche il fatto, in un mondo che è cambiato,
lo ius soli potrebbe anche essere non una cosa così spaventosa da doverne parlare e trattare in maniera solo per fare battaglia politica, ma un ragionamento sul quale si potrebbe costruire una nuova società. Però il paese perfetto non esiste, il nostro forse men che meno, e quindi è chiaro che bisognerebbe cominciare a pensare su questo ragionamento. Ribadisco, il ragionamento principale è come aiutare le famiglie, non solo le persone, ma le famiglie a costruirsi un potere economico che non sia quello attuale. Chiaro. Poi naturalmente, ecco, c'è tutta la questione legata al lavoro femminile, perché questo anche incide poi, ecco, sulle politiche familiari. E a proposito di questo, diciamo che Giorgia Meloni, almeno durante la campagna elettorale, aveva mostrato particolare sensibilità rispetto al tema, anche perché lei appunto è premier mamma, quindi sa bene insomma che cosa vuol dire conciliare poi le varie anime di quello che è una donna. E sembrava, ecco, appunto, che spingesse molto in termini di creazione, ecco, di asili nido, di strutture, anche di sostegni soprattutto alle donne. Abbiamo detto, non ha potuto farlo naturalmente in questo breve tempo per cause di forza maggiore, però ecco, tu credi, ecco, che una premier donna possa in questo senso dare, ecco, quello slancio in più che serve per, non dico risolvere, ma quantomeno mettere mano alla questione del lavoro femminile? Ma io penso di sì, penso che lo farà. Penso anche che non ci sia nemmeno la necessità di stare a cervellarsi tanto, cioè ci sono aziende in Italia che questa cosa la fanno già, no? Io faccio un esempio su tutte, occupandomi di tecnologia, parlo per spesso di Microsoft Italia, no? Una grandissima azienda multinazionale nella quale da anni il problema dello smart working non si pone, perché c'è, esiste ancora prima della necessità avuta dal Covid. Il problema delle mamme lavoratrici non esiste, perché comunque ci sono agevolazioni e possibilità di lavorare da casa, di avere delle ore libere per gestire la scuola dei figli, di avere alcune aziende addirittura hanno degli asili nido privati. Ecco, se questo, diciamo, sistema di welfare aziendale che alcune aziende hanno fosse trasferito in grande allo Stato, si risolverebbero molti problemi. Tra l'altro, grazie ai soldi del PNRR ci sono anche tanti finanziamenti a fondo perduto per l'imprenditoria femminile, per chi ad esempio vuole creare un'azienda, un'idea, vuole creare un'azienda e ha la possibilità di farlo. Cioè, le possibilità ci sono da una parte e ci potrebbero essere solo magari copiando delle idee già pronte sul mercato. Bisogna avere la volontà non solo di parlarne ma di farne. Io credo che Giorgia Meloni, avendo questo problema, adesso è stata toccata anche, diciamo, sul vivo, perché vi ricordate la polemica anche lì assurda del fatto che lei era andata a Giacarta portandosi dietro la figlia. Ecco, diciamo che penso quantomeno che su questo argomento sia molto preparata e abbia intenzione di fare qualcosa. Si può fare, insomma. Si può fare. Questo, insomma, è il monito e l'augurio, naturalmente, ecco, per il futuro. Marco, un'ultima riflessione, perché si dice appunto che questo crollo, insomma, demografico sia stato determinato dalle condizioni economiche, non c'è abbastanza solidità, abbastanza ricchezza per permettere, ecco, soprattutto alle coppie più giovani di pensare alla costruzione di una famiglia, di mettere al mondo dei figli. Però, insomma, mi è venuta questa riflessione che vorrei condividere con te. In realtà non è che nel passato, io parlo della generazione, ecco, soprattutto dei nostri nonni, negli anni 20, negli anni 30 ci fosse, insomma, un benessere economico così si vivesse così nella ricchezza, eppure i figli e tanti si facevano. Quindi, ecco, ti chiedo se questa crollo della natalità sia legato anche a una prospettiva negativa per il futuro, perché, ecco, non è tanto forse la condizione della ricchezza, ma quanto la prospettiva che si ha nel domani, che è cambiata enormemente. Guarda, fai un esempio perfetto. Mia nonna, per esempio, era la dodicesima di 12 figli, quindi di famiglia conosco un po' la storia, no? Questa storia che dici. Ma sai, la verità, ci sono diverse verità, no, in questa cosa. La prima è che negli anni passati molte donne non lavoravano e stavano a casa ad accudire i figli, e questo ovviamente aveva un costo
familiare da gestire. In più, noi come esseri umani, diciamo prima del grande boom economico e dell'arrivo poi della nuova idea di capitalismo, avevamo molte meno esigenze. Cioè, oggi ci riempiamo la vita di molte cose di cui potremmo probabilmente fare a meno, ma se non lo facciamo sembra quasi che, no, viviamo, non dico in povertà, ma insomma in ristrettezze economiche. Sono cambiate un po' le esigenze, sono cambiate un po' le necessità economiche di una famiglia. C'è la giusta esigenza delle donne di lavorare, quindi di coniugare il lavoro con la vita familiare, e questo porta avanti dei costi, perché, come dicevi tu, gli asili nido, per esempio, costano e tanto, e quindi incidono in un bilancio familiare. E comunque, se non hai l'asilo nido, probabilmente devi avere una tata, non puoi sempre contare sui nonni. I nonni, sappiamo che negli ultimi, diciamo, decenni, nell'ultimo ventennio, sono stati la base probabilmente per riuscire a resistere nelle situazioni di crisi che abbiamo vissuto. Però bisogna fare in modo che anche i nonni abbiano la possibilità di godersi, come Eh dire, no, gli ma utili guarda, anche la loro vita. assolutamente, guarda, arrivo a dire dovremmo cambiare la Costituzione e dire che è una Repubblica fondata veramente sui nonni, questa, non Assolutamente. solo ecco, per la capacità naturalmente di accudire i nipoti, ma anche per il tesoretto che hanno Esatto. accumulato le generazioni precedenti, e quando terminerà quel tipo di risorsa ne vedremo non delle belle, ma delle brutte. Ecco, eh Esatto, sì, infatti. forse ecco, sarà il momento in cui la cosiddetta rivoluzione di piazza potrà emergere nuovamente. E, insomma, speriamo di no, ma Speriamo di no. i dati. Invitiamo il governo e anche l'opposizione, perché il Chiaro. lavoro si fa in due, a lavorare seriamente su questi problemi, e io aggiungo a non stare a discutere di cose inutili, perché, voglio dire, sul tetto del posto possiamo anche avere delle opinioni diverse, ma non mi sembra la cosa più Chiaro, fondamentale. chiaro. E soprattutto, ecco, non possiamo naturalmente ciascuno rivolgersi ogni volta alle disponibilità e alla possibilità della propria famiglia, ma deve essere una questione di Stato. Ecco, il Esatto. benessere ovviamente dei singoli cittadini e delle singole famiglie. Io, Marco, ti ringrazio naturalmente per il tuo intervento, ti faccio gli auguri di buone Altrettanto a feste voi, e spero di ritrovarti nel 2023, un anno insomma che assolutamente. si prefigura ancora un po' difficile, ma come sempre abbiamo le risorse noi italiani per affrontarlo Ce e per uscirne, ce la faremo. Grazie ancora Marco Lombardo, firma del la facciamo. giornale, per Presto, essere presto. stato con noi. Grazie.